lezioni multimediali create per agevolare l'apprendimento del bridge. Quiz numero 1. Manca il re. Attenzione! Prima di decidere quale carta giocare al morto, ipotizzare la posizione degli onori mancanti presso gli avversari, tenendo presente che, di norma, nei contratti a senza tu, l'attacco di piccola promette onore. Giocate la scartina per fare tre prese con il re a sinistra mantenendo la forchetta di asso e donna. Quiz numero 2. Manca il re. Giocate la donna, sperando di fare presa, ove l'attacco venga da re scartinato. Quiz numero 3. Manca il re. Giocate la donna. Se la donna vince, occorre fare il possibile per evitare che Est vada in presa, ove l'attacco venga da re scartinato. Quiz numero 4. Manca il re. Giocate la donna o il fante. Se la donna vince, occorre fare il possibile per evitare che Est vada in presa, ove l'attacco venga da re scartinato. Quiz numero 5. Manca il re. Giocate la donna. Se la donna vince, occorre fare il possibile per evitare che Est vada in presa, ove l'attacco venga da re scartinato. Quiz numero 6. Mancano asso e donna. Giocate il fante, sperando di fare presa e mantenere la tenuta sul fianco sinistro, ove l'attacco venga da asso e donna. Quiz numero 7. Manca il re.
Giocate il fante, sperando di fare la presa e mantenere intatta la forchetta di asso e donna. In tal caso, est diviene il fianco pericoloso. Occorre quindi evitare che vada in presa. Quiz numero 8. Mancano re e donna. Giocate la scartina per garantirsi due prese con re e donna in qualsiasi posizione. Di norma è conveniente giocare l'onore secondo del morto. Tuttavia, la presenza del 10 in mano ci garantisce il doppio fermo, lisciando